Per favore, fammi una commissione. Eh? No. Per favore, vai, tu lo sai che ho da fare. Cosa? Ho detto che non voglio andarci, oggi voglio stare a casa. Ma perché vuoi stare a casa? Sono sicura che non farai i compiti, ma ti ciondolerai in giro. Quindi obbedisci e vammi a fare la commissione che ti ho detto, avanti. Preferisco morire piuttosto che uscire, non lo farò. Non dirle nemmeno per scherzo queste cose e fai come ti ho detto. Va via. Ci sei riuscito di nuovo. Giangi ti ha fatto arrabbiare ancora. Sta zitto, per favore, non lo nominare nemmeno. Ho una paura terribile, aiuto. Ma che fai, Cifone? Devi farti coraggio, capito? Non puoi stare chiuso in casa tutta la vita. Forza, giù, vieni con me, forza. Ma io ho paura. Va bene, ti aiuterò io qui un ciuschi che fa il caso tuo. Il guanto del domatore. Se lo passi sotto il mento, perfino il più violento degli animali diventerà improvvisamente calmo. Veramente? No! Per esempio... Guglielmo, vieni fuori! Faresti meglio cominciare a fare quel... Siediti ora! Va bene, puoi andare. Dammelo. Oh, Guglia, ricordati che l'effetto dura solo 5 minuti, ricordalo, non dimenticarlo. Adesso non ho niente da temere. Forza, Giandi, fatti sotto, vieni fuori, avanti, coraggio. Aiuto! Ma ha parlato, aiuto! Ho paura! Cosa diavolo stai facendo? Sono ancora spaventato, non ho potuto nemmeno avvicinarlo, accidentaccio! Non ti accadrà assolutamente nulla, te lo assicuro! Tira fuori il tuo coraggio, hai il guanto, hai capito? Va bene, ok! Coraggio, il guanto! Batterò Giangi! Chi sarà il campione quest'anno? Giangi no! Incredibile, l'hai convinto! Giangi! Che schiaffo morale! Non c'è niente da fare, non riesco a liberarmi dalla paura! Come non c'è niente da fare? Devi riuscire ad avvicinare il tuo avversario! Devi farcela! Guarda, un disco volante! Miau! È andata bene! Ora siediti! Senditi giù! Magnifico, ce l'hai fatta! Puoi andare ora! Bau! È andata bene! Sì, è facile una volta che ci si prova! Bravo, sei proprio bravo! Ci sono riuscito, adesso lo dimostrerò a tutti! Ci riusciamo! Come? Cosa hai detto? Niente di speciale! Tutti quanti mi rispetteranno, vedrai! Ascoltatemi bene! È la verità, toccare gli animali feroci è un gioco da ragazzi, sapete? Ho paura che ci cacci in un brutto guaio! Che cosa hai detto? Niente! Dunque, adesso vi dimostrerò che non dico bugie! Ah, ti ho trovato finalmente! Ora ti riduco in polpette! Giangi è molto, moltissimo arrabbiato! Guardate, state calmi, ragazzi! Vieni qui, bel gattino, su! Miau! Bravo, ora siediti! Sta giù! Incredibile! Ora in verticale! Il prossimo numero che vi farò vedere sarà qualcosa di veramente difficile, ragazzi. Bene, adesso il prode Giangi salterà su queste piattaforme e poi passerà attraverso questo anello. Mi raccomando, applauditelo calorosamente, ragazzi. Dunque, ora salta e non farmi fare brutte figure, mi raccomando. Pronti, via!
Bau, 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 bau. Magnifico! Sei bravo come un vero giocatore! Gentile pubblico, guardate con attenzione perché ora Giange salterà dentro quest'anello che sarà posto ancora più in alto. Via, salta! Bau, bau, bau! Fa più attenzione, riprova! I 5 minuti sono passati. Presto! Me la pagherai! Ora sto bene, non sono preoccupato. Prima sono scappato, ma finché avrò questo guanto per accarezzarlo andrà tutto bene, vedrai, gatto mio. Ah, Giangia gli orecchioni, Giangia gli orecchioni, non posso più toccarlo sul mento. Giangia gli orecchioni, Giangia gli orecchioni, Giangia gli orecchioni, Giangia gli orecchioni, orecchioni, Giangia gli orecchioni. Oh, io gli orecchioni non li ho mai avuti, aiuto, aiuto. Vieni fuori, guglia! Oh, sono qui.